Oddio, che succede qua? A tutti, friends, dal vostro Supercar, si torna per la seconda gara del mondiale qui in MotoGP 21 Argentina, raga. Gara tosta, friends, abbiamo fatto una decina di giri di prove libere, cosa che non è mai accaduta negli ultimi mesi, però ho sentito il dovere di farlo perché altrimenti non si fanno le gare su questo gioco, raga, è troppo complicato, troppo difficile. Quindi abbiamo fatto un bel passo, tredicesimo, non ho capito, ero terzo, io tredicesimo alla fine. Va bene, raga, dai, va bene così. Comunque siamo tra i primi sei come passo, possiamo far bene. Non capisco perché ci retrocede dopo le qualifiche. Comunque, problemi di drift evidenti. Ci si spostano le icone per spostare i vari parametri, quindi un bordello, raga. Speriamo lo risolvano sto problema, perché è tanto fantastico sto pad quanto problematico. Allora, raga, abbiamo visto che è assolutamente impossibile fare la gara con le soft, ed è arduo anche farla con le medie, perché la pista è incredibilmente abrasiva. Ingegnere di pista già l'abbiamo messo l'assetto, guardate, raga, entrate in curva, piega veloce. Non lo rimetto perché non vorrei cambiare qualcosa. Andiamo a vedere il controllo dei consumi. Raga, io non lo so quali sono. Guardate qua, queste sono gomme a metà finite. Nonostante tutto ci abbiamo fatto mezzo giro di qualifica addirittura. Vediamo un po'. A sto punto, raga, io metto una media hard per vedere un po' come va. Qua ci conviene a mettere i 3,40 di diametro. Posteriore va bene. Raga, questa è. Partiamo con tanta fiducia perché sappiamo di avere un buon passo. Speriamo di non rimanere ingarbugliati nel traffico. Avevo fatto le qualifiche bene apposta per evitare questo problema, però ci sta, raga, che dobbiamo fare. E come al solito iscrivetevi al canale, lasciate un like, iscrivetevi al canale Telegram Supercorris Offerte Amazon. Tutti i giorni vi bombardo delle migliori offerte di Amazon. E sul canale ufficiale Supercorris 84 Telegram per avere tutte le news in anteprima. Partiamo, raga, andiamoci a divertire insieme. Si parte, friends. Tutto a 4 abbiamo messo. Andiamo alla mappa 3 per avere uno scatto migliore. E c'è la Super Corris. Oh! Oh, cade Rossi! Cadono due Suzuki, mi sembra! Ah, raga, rischio di andare fuori anche Corris! Si prende! Madonna, come sono aggressivi tutti a sto gioco, raga, l'aggressività è diventata mostruosa. Ah, lungo. Raga, ciao. Vai rettilineo Corris col motorazzo Ducati. Staccatona qua per riportarsi subito dai primi 15. Ah, si prende con Marquez. Qua ci vuole una delle rimontone più pazzesche di Super Corris. Ecco Marini, fratello di Valerossi. Oh, no, lungo. Cadono qua. Passa una moto, passa qualsiasi cosa in pista. Errore di Corris. Raga, una pista tostissima. Si tocca con Nakagami. Tutti fuori in questo cordolo verde che ha da ampia possibilità di andare all'esterno. Raga, le gare sono diventate toste. Ecco perché mi avete chiesto, ma conviene prenderlo se non ho mai giocato? Non lo so, raga. Si butta dentro Corris all'esterno su Marquez e fa un sorpasso pazzesco. Oh! Caduta pazzesca. Corris rischia di prendere la moto in pieno. Ma poi, raga, vedete, c'è tutta sta cosa di cadere. Si cade di continuo. Largo Corris, sbaglio grave. Infatti se lo rimpiccano dentro. E vattene a fanculo, Marquez. Oh, davanti Luca Marini. Per la prima volta nella sua carriera così davanti. Ma Corris, campione già di... Oh, rischio di andare fuori. Corris, campione di vecchia data. Ischia, mappa 3. Si va a riprendere la posizione. Ci prova staccata su Binder. Non ce la fa, ci riprova Marini.
Spinge Coris fuori per non prendersi. Raga, ho dovuto riaccelerare perché mi prendeva sulla ruota posteriore. Però siamo noni. E non lontani dai primi sei e non lontani dal podio. Oh! No, raga, che errore, grave errore di Coris. Ci sta, dai, raga, purtroppo. Di nuovo battaglia con Marquez. Qua stiamo a combattere con i fratelli, noi vorremmo combattere con gli altri fratelli, quelli più titolati. Si riporta sotto Super Coris, che deve andare a riprendere Luca Marini. Raga, sono là i primi. Oh, pazzesco! Altra caduta multipla! Coris sesto! Stacca Dona qua! Si mette davanti a Luca Marini, ma deve incrociare! Incrocia Marini, Coris cerca di uscire meglio qua! Coris sesto, il podio è là! Si inizia a muovere la moto da pazzi! Miller guarda dietro! Capisce che arriva il privatissimo Super Coris! Che ancora Marini è attaccato a sedere, anche lui la Ducati, pazzesco raga, pazzesco quello che sta succedendo qua. Staccatona di Super Coris, che ha il podio molto vicino. Sto andando discreti raga perché vogliamo tenere le gomme. Eccolo lì il podio raga, Vignales primo. Staccata qua, questa volta Coris non vuole andare lungo in questa curva. E infatti va bene. Ci azzecca. Ecco Coris. Prende il cordolo verde, raga, chi non lo prende? Oh, largo, 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 deve girare. Marini ancora dietro. Questo proprio oggi si va a svegliare. Staccatona di Coris. Senti il motore di Marini che è tornato sotto. Oh! Pazzesco, stiamo per investire qualcuno. Cade Vignales. Stacca Coris. Raga, gara eliminazione. Ci abbiamo provato a avvicinare i primi, ma la nostra moto si inizia a incaprettare come se non ci fosse un domani, voglio! No, vabbè, raga. Ma che ci hanno messo sull'asfalto? Oro olio? O ci hanno pisciato i commissari di pista? Mette la mappa alta, Super Coris! Peccato che ci abbiamo le Ducati davanti. Ragazzi, a metà gara e già ci abbiamo le gomme di merda. Non so come finiremo. Cerca di tenere Coris sulla traiettoria stretta, salvo per qua allargare. Staccata. Ragazzi, si muove. Si muove tutto, però Coris è sui primi. Quattro Ducati ai primi quattro posti. Raga, nella carriera con MotoGP 20 l'ultima stagione era monomarca. E c'è anche Marini quinto con la Ducati. Era monomarca Yamaha. Oh, rischia Coris di prendere l'erba. Qua è monomarca Ducati. Sta vicino a Coris. Raga, la paura mia è che ci abbiamo le gomme molto molto usurate. Molto molto. Ci prova Coris a avvicinarsi però. Ah vabbè, sto gioco è assurdo. 50 cadute a gara. Oddio, che succede qua? Pazzesco, cade anche Marini dietro. Pazzesco. Ma raga, che cazzo è successo? Ma raga, che cazzo è successo? Coris è primo! Coris è primo, la seconda gara con Ducati, mettiamo subito il traction! No, va fuori Coris! Raga, non ci sto a capire niente!
Scusate, sto mettendo il traction, non ce la faccio perché c'è una regolazione del pad pazzesca. Sono andato fuori per mettere tutto a 5. Pazzesco, raga, strike. Ma sto gioco è assurdo quest'anno, voglio. E Carris da solo. Ma perché taglio curva? Sono salito sul cordolo. Raga, adesso dobbiamo guidare con i guanti bianchi perché guardate le gomme come stanno pure a noi. Ma tanti ripartono dopo, vedete? Guardate quanti sono ripartiti. Vignales, Miller, Jorge Martin. Sì, ma quel cazzo che lo riprendete Super Corris, che si va a giocare questa possibilità pazzesca. Una vittoria qua che lo potrebbe proiettare nella lotta per il mondiale, raga. Se non perde tanto, ma c'ho paura di forzare perché sento le gomme male male. D'altronde il vantaggio è abbastanza rassicurante. Raga, ma che cazzo è successo? Pazzesco. Eccolo lì, Martin. Altro incidente pazzesco. Cade Miller. Raga, sto gioco ve l'ho detto che è complicatissimo. È facilissimo cadere, ti fa rialzare, è vero, c'era un quarto d'ora per rialzarti. Oddio, come si muove la Ducati. Si muove la Ducati di Corris. Ah, lungo. Mappa 3 qua. L'usura delle gomme è veramente pazzesca. Ragazzi, no, non sto guardando adesso quella dei freni perché francamente mi gira la cacchio della moto. Martin sta tornando sotto, correci a svegliare. Finale trailer, Rins è terzo, trailer. Si muove la moto, raga, le gomme sono andate, non riesco a guidare più. Finale trailer per la prima vittoria di Super Corris in MotoGP 21. Molto molto anticipata. Ci sta provando Martin, guardate come si muove la moto. Qui in Argentina dove c'ho anche i parenti. Ragazzi, se volete fare le domande andate sulla community, fatemela su Instagram, su Telegram, che domani esce il video delle domande. Ce me ne avete fatte una decina abbondanti. E vince Super Corris! Oh, cade, pazzesco! Martin passa il traguardo cadendo. Vince Super Corris, pazzesco! Andiamo a vedere la classifica, raga. Corris si prende la vetta del mondiale con 3 punti di vantaggio su Maverick Vignales. 5 su Quartararo, andiamo a vedere pure nei team. Raga, comunque siamo quarti con un solo pilota, siamo quarti nel mondiale team. E il costruttore, vabbè, sarà la Ducati prima, come è chiaro. Con la Yamaha, andiamoci a vedere il podio, va. Pazzesco. E vai. Yes, ragazzoli. Prima vittoria di Super, ma con la S maiuscola. Pazzesco, raga, pazzesco. Gara tostissima e Super Corris si porta a casa una vittoria clamorosa. Impensabile, incredibile, ma alla fine arriva una vittoria che nessuno poteva immaginare. Molto intenso e finalmente è arrivato il momento. Vediamo Abdullah Azbla, il nostro meccanico che sostituisce Ciccio Pasticcio. È super sul podio. Tutte le persone che sono arrivate sotto al podio. Super sul podio. Monopolio. Ah no, Starins terzo, pensavo monopolio Ducati. Qua sono caduti tutti quanti e si sono rialzati. Corris si prende la testa del mondiale. E siamo già in fuga. Siamo già in fuga. Dai ragazzi, vi do appuntamento ai prossimi video del vostro Super Corris. Ciao agli you.